Ragazzi, oggi siamo qui per buttare i nostri soldi. È uscito Angelo, che è mio cugino, ma è anche il nuovo brawler di Brawl Stars. Costa 17,99€. Non ho capito perché è un centesimo, arrotondiamo a 18. Non so in realtà se ne vale la pena, perché in chat è un po' un combattimento. Chi mi dice di sì, chi mi dice di no. Maxeo lo conoscete benissimo. In realtà secondo me ne vale la pena, perché me lo sblocca prima e mi dà un bordello di ricompense. Quindi in realtà, per farci un video sopra, secondo me è pure onesta come offerta. Non lo so, magari ho buttato i miei soldi. Nel dubbio, fatemelo sapere nei commenti. Oggi andremo a provare Angelo nelle Ranked. Ovviamente giocherò insieme a voi, perché ho sbloccato le richieste d'amicizia. Vi faccio rivedere il mio codice, un secondo perché sono scemo, che è questo qua verde. Se volete mandarmi la richiesta, io ogni tanto le accetto. È un bordello perché siete un casino, ma va bene. Andiamo a shoppare mio cugino, perché lui ha collaborato con Brawl e io non lo sapevo. Shoppiamo. Signori, azione completata. Acquisto effettuato correttamente. È lui. Bello. Nuovo brawler. Angelo e la zanzara Cupido della palude degli innamorati. Hai capito, mio cugino? Com'è sta storia? Abbiamo ricevuto anche le emote. E abbiamo... Madonna, ma quanta roba. Scusami, e queste cose qua come le sblocchiamo? Ah, praticamente nel momento in cui lo acquisti... Ah, pensavo... Ah... Praticamente dal momento in cui lo acquisti passano vari giorni, ma già ne sono passati un po', e ti sblocca tutte le altre praticamente ricompense. Ok, ma già sono passati un botto di giorni, praticamente mi ha sbloccato tutto. Cioè, non lo so. Poi vabbè, lagga schifo, non ho capito perché. L'iPad 2000€, penso sia Brawl il problema, ma vabbè. Ah, ok, mancano giorno 6 e giorno 7, quindi domani potrò sbloccare, dopodomani, le altre due ricompense. Vabbè, intanto comunque ci abbiamo queste. Giocheremo per tutto il tempo con Angelo. Visto che abbiamo 2500 monete, a questo punto mi viene da pensare una cosa. Intanto fammi capire, potenziamolo un pochettino. Aspetta, non lo posso utilizzare, mi sa, però, perché deve arrivare a livello 9. Greve, sì. E non ci arriva a livello 9, mi sa che non ce la facciamo con i piccioli. Eh no, devo shoppare ancora. Allora, creiamo un attimino il club, così entriamo tutti. Club, crea un club. Ufficialmente il club di Xiao. Nome del club, i tossici. Descrizione, boh, tipo ovviamente su invito. No, privato, nostro gruppo privato. Privato, privato. Trofei necessari. Ragazzi, siamo umili. Siamo umili, almeno 1000. Adatto ad ogni età, certo, si chiama i tossici per un motivo. Ah, devo farlo pubblico, aspetta, fermi tutti. Ok, l'ho fatto su invito, avevo sbagliato. Crea, signore e signori, devo mandare il link. Va bene, lo troverete qua sotto in descrizione. E in live ve lo mando, non è un problema. Creiamo il gruppo, mi raccomando, entrate in tanti nel club dei tossici. Ok, allora, un po' di persone stanno entrando, come potete vedere, ragazzi. Poi vabbè, saremo un po'. E niente, vi aspetto in tantissimi. Ora però è arrivato il momento di giocare insieme a mio cugino. Ma c'è un problema. Un problema grandissimo, Angelo. Io devo potenziarti fino al livello 9, altrimenti mi sa che non posso giocarti in Ranked, perché sei troppo debole. Mi sa che devo spendere altri soldi. Vuole 121... No, non posso spendere 12 euro, zio. Non mi può costare 50 euro questo video. Bello, ragazzi. Quanti soldi stiamo spendendo per colpa di mio cugino, eh? Siamo pronti. Ci abbiamo Angelo. Andiamo a fare un po' di Ranked. Probabilmente mi distruggeranno. Però non voglio giocare da solo. Voglio invitare un po' di persone. Quindi invitiamo un po' di amici. Tra i più forti abbiamo Super Mario 2005, che ha 32.564 coppe. E che utilizza... Non mi ricordo come si chiama lui, ma va bene, bravo. Invito Luigi. Luigi è un mio amico d'infanzia. Lui secondo me è molto bravo. Questo, ragazzi, sarà il nostro team, almeno per qualche partita. Poi vediamo. Alt, vi chiedo per favore di non giudicarmi, di non insultarmi, perché sto utilizzando un brawler che non ho mai utilizzato. L'ho provato 2 secondi letteralmente poco fa, ma non ci ho mai giocato. L'ho provato nel campo di battaglia addirittura prima di acquistarlo. Perché non posso usarlo? Brawler non ancora disponibile nella modalità classificata. Fa niente, facciamo giusto una ranked allora e poi facciamo le partite normali, perché voglio giocare io con il mio amichetto Angelo. Quindi sì. Oh ragazzi, mi dovete fare vedere quanto siete forti però, eh. Madonna mia, che male. La principessa mi vuole ammazzare, raga. La principessa mi vuole fare fuori. Oddio, ma sono 3 contro di me. Perfetto, i miei amici sono fortissimi da quello che si nota. Vabbè. Ed eccoci qua. E la cosa è più grave di quanto si possa pensare. Ok, aspetta, aiutiamo Super Mario. Aiutiamo il mitico inimitabile proprio. Ok, mannaggia, l'avevo beccato, pensavo, sai. Ci hanno devastati, raga. Ci hanno arati.
Madonna, che schifo che facciamo. Veramente una schifo. Meno 51. Boia. Abbiamo perso un botto. Io vi devo salutare, però mi dispiace. So che mi odierete, ma io voglio giocare con il mio amico Angelo. Quindi andiamo a fare... Dai, perché no? Sopravvivenza in singolo. Vediamo che succede. Ok, 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 ok. Allora, vediamo di capire un attimo, perché qua la situazione è grave. Qua la situazione è grave. Ecco, già questo mi vuole praticamente ammazzare. Allora, da quello che vedo... Poi vabbè, ovviamente non c'ha gadget, non c'ha niente, raga. Leva veramente poco. Con il tiro potenziato già leva qualcosa in più, sicuramente. Però ha veramente poca vita, raga. Veramente molta poca vita. Ma vabbè, devo imparare. Allora, immagino che poi se metto quella roba lì, tipo, che cura, leva un botto. Oddio mio, oddio mio. No, che... Ah, pensavo me l'avessero stillata. Ma cura questa roba? Non ho capito se cura o cura solo gli altri. Comunque, ok. Madonna! Zio, gli ho levato un bordello! Ecco, e mi hanno rubato la kill così. Edgar. Edgar schifoso mi ha rubato la kill. Dai, Edgar. Dai. Smamma un attimo. Smamma un attimo, Edgar. Vedi di andartene, va. Prima win con Angelo. Mio padre, comunque, allora, è molto bello. L'unica cosa, mi viene un po' strano, cammina sull'acqua. Questo non lo sapevo. Noto un po' una difficoltà nel dover, tipo, tenere premuto. Mi dà fastidio il fatto di non poter spammare gli attacchi, perché sennò chiaramente non levano niente. Però forse è solo questione di abitudine. Mi ci devo semplicemente abituare. Vabbè, ci sta. Però, raga, ho l'attacco caricato al massimo. Leva un bordello. Leva 4000. Non immagino con i gadget. Sì, boia. Ma veramente cammina sull'acqua? Voglio provare. No, vabbè, ragazzi, ma Angelo è Dio. Occhio, 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 occhio. Ok. Eh no, zio, mi sa che sei morto. Te lo dico. Mi dispiace, caro. Mi dispiace, perché poi sto maledetto è veramente un cecchino, eh. Scontro finale, già così? Ma devo capire dov'è qua la zia. Ok. Perché Angelo è stupido. Oddio. Madonna, raga. Fortino, fortino sto angeluzzo. E voglio provarlo in un'altra modalità, però magari in quelle più piccoline, anche per capire un po' come funziona. Tipo a Raffa Gemme, no, magari KO, dai, che è quella più deathmatch, diciamo, dai. Sta roba che cammina sull'acqua è tanta roba, eh. Ma si è rotto il gioco? Ma io non ho problemi di internet. Credo che stiamo laggando tutti. Ah, tutti sta laggando. Bene. Chissà chi vincerà questa partita. La partita più laggosa di Brawl Stars. Oh mio Dio. No, mi sa che vincono loro, sì. Io c'ho il coso caricato al massimo. Gli è arrivata la freccia? Non lo so. Ma ce l'abbiamo addosso. Dai, raga, fa ridere sta roba, però. Ho capito, ma ci ammazzano. Cioè, hanno vinto loro. Hanno vinto loro. La partita più laggosa del mondo, ragazzi. La partita più laggosa d'Italia la chiamavano questa. Vediamo com'è il nostro caro. Oh, madonna, raga. Minchia, ma questo aiuta un botto il team, sì. Ma questo lo aiuta un botto il team. Ma è una bestia. Calmiamoci, calmiamoci, perché qua veramente è qualcosa di allucinante la roba, eh. No, no, vabbè, ma l'ho shottato. È rotto, è rotto, è rotto. No, ragazzi. Cioè, allucinante. Il drago dorato Xiao, eh. Madonna. Tanta roba, mi piace veramente un botto. Ha fatto bene mio cugino a collaborarci, eh? Pensavo, dico, sai, magari qualcosina di bello, invece... Niente, voglio fare un'altra KO. Dai, dimmi che non lagga, meno male, non lagga. Ok, allora, stiamo giocando con Gormus. Gormus mi sa proprio il nome di uno tipo mega scarso che ci farà perdere il game palesemente. Ma secondo voi, no? Questo scrivetemelo nei commenti. La gente che mi vede con Angelo, già... dall'inizio, mi prende come figlio di papà, bambino viziato che ha rubato i soldi dalla carta del papà? Secondo voi? Così, ditemi un vostro parere. Perché dice, ma com'è possibile se esce tra due giorni e sto bambino con i soldi ricco ce l'ha? Secondo voi? Ditemi un po'. Mamma Xiao, ma che cosa hai preso? Chi sei? Un cecchino? Ma dov'è? Oh, sarà qua. Ma che cazzo? Cosa vuoi? Oh, vattene! No, mi ha rubato la kill. Regolare, 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 ci sta. Però io sono un bimbo grande, esatto. Sempre, ragazzi, ci vediamo il 5, 6, 7 aprile a Romix. Voglio delle fan art con Xiao Drago Dorato. Ve l'ho detto, eh? Io le cose le dico una volta. Le voglio, voglio proprio i disegni, eh? E in cosa potremmo provarlo? Non lo so. Vediamo. Basket Brawl, non l'ho mai fatto. Andiamo, andiamo in Raffa Gemme, via. A Raffa Gemme. Dai, sono bello casato. Mi piace comunque Angelo. Bello forte, raga. Bello, bello forte. Ok, bene.
Vediamo la nostra... Oh, ci ho messi squadra. Ci ho messi squadra, raga, attenzione. Chi avrebbe mai detto? Messi. No, l'ho missato di brutto. Aia! C'hai creduto abbastanza, carissimo. C'hai creduto abbastanza, carino. Aspetta un attimo che la metto qua così. Io non ho capito se sta roba cura, raga, ve lo giuro. Spiegatemelo. Sì, mi sa di sì, mi sa che cura comunque. Ok. Via, 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 via subito. Ammazziamolo subito quello. Ok. Niente, non devono manco giocare questi. Via. Morto subito, vai. Shottato, vai. Aia, 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 aia. Ok, aia, però sto per morire. Sto per morire, non voglio morire assolutamente. Ma sono io l'unico con le gemme? Gravissima questa cosa. Mai lasciare le gemme axial. Ah, ma non si cura lui? Boia, ora ho capito, sì. Ah no, si cura. Forse solo quando l'attacco... Pensavo non si curasse, raga. M'hanno ammazzato, vero? No. No, non m'hanno ammazzato. Ora sì, però. O invece no. Ragazzi, ma è rotto comunque. Madonna, che cosa ho schivato. No, zio, però non ti fare ammazzare così. Pure io, però sono un idiota. Mi viene da piangere per quello che... Mi viene veramente da piangere. Chiedo scusa a tutti i giocatori di Stumble. Niente, ragazzi, non devo parlare. Chiedo scusa a tutti i giocatori di Brawl, volevo dire. Sono proprio stupido. Ci ho fatto una giocata incredibile e mi sono fatto fregare così. Vabbè, abbiamo vinto. Vai, via. Beh, oh. Si può dire che è stata una bella partita? Ah, fa danno agli altri. Quindi non cura, fa danno agli altri. È tipo una sfera tossica. Oh, 13 kill, 46.000 danni. 46.000. Ah, io credo fortemente che questo coso verrà depotenziato in un modo allucinante. Lo nerferanno. Ah, se ci stai dentro e spari avvelena la freccia. Ho capito, ho capito. Ora però che so usarla, che ho capito come si usa, magari riesco a giocare pure meglio. O no? Però, un attimo, io sono fissato con le skin. Angelo, quante skin c'hai? Fammi capire. Non ne ha, mi sa, non l'ho capito. Brawler, aspetta. Nessuna, non ne ha. Perché ovviamente è uscito da troppo poco. C'è solamente quella lì, tipo, della roba shoppata. Non ha niente, giustamente. Chiedo io. Ruben, vedi di farmi vincere, che questi qua sopra mi sembrano belli cattivelli, ragazzi, con i missili, eh. Allora, vediamo al volo di tirare una freccia così. Esatto, subito 4.000 di danno, come se nulla fosse. Via, 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 dai, basta. Togliti e togliti anche tu. Le gemme sono mie. Quindi se mi metto praticamente qua, ora... Ah, ecco, vedi, escono avvelenate, boia. E immagino facciano più danno. E boia se fanno più danno. Però dura molto poco, oddio, molto poco. In realtà è passato il treno e sono scemo io. Vabbè, 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 vabbè. Oh, porca miseria. Madonna, che paura che ci ho avuto. Occhio, occhio, occhio. Come non l'ho preso, zie? Ma come non l'ho preso? Vabbè, lui l'ho preso però, godo. Godo di brutto. Ragazzi, venite qua nella scia. Quelli non capiscono niente, che devono venire. Ai, 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 via, 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 subito, via. Mamma mia, che kill. Da, proprio da incorniciare quasi. Ragazzi, no, io me ne vado. Mi viene voglia di andarmene. Mi viene voglia di andarmene, veramente. Ok. Occhio che... Boia, 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 boia. Madonna, mi stavo per fare killare e mi sarei messo a piangere. Mi sarei messo a piangere. Immagino che il migliore sia... Però, ragazzi, oh, raga, 49.000 danni. Cioè, sto coso è illegale. Illegale. È illegale questo coso. Beh, bisogna vedere che succede quando lo nerfano. Nel dubbio, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci ho speso un botto di soldi, però è divertente giocare con mio cugino. Alla prossima.